Stefano, al suo fianco la docente dell'Università degli Studi della Tuscia, Silvia Proietti, referente del Rettore per Terza Missione. Ebbene, tra poco loro ci presenteranno le iniziative organizzate dal Comune di Viterbo e dall'Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia in merito alla Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza. Quindi le iniziative promosse dal Comune e quelle promosse dall'UNIS. Mi fermo e lascio la parola all'assessore Natale Stefano. Grazie Cristina, grazie a tutti voi presenti qui questa mattina, grazie appunto a tutti voi della stampa, ringrazio anche la presenza del nostro amico Berardino del bistrò del San Leonardo, poi vi dirò perché. Andiamo a celebrare il prossimo 11 febbraio la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Una giornata molto, molto importante che quest'anno abbiamo voluto condividere con l'Università della Tuscia, con la quale peraltro ormai condividiamo tutta una serie di iniziative e questo appunto ci fa estremamente piacere farlo. È una giornata importantissima nella quale appunto si sottolinea l'importanza del ruolo della donna nella scienza. Nonostante, ed è importante sottolinearlo, il ruolo della donna nella scienza, diciamo, è sempre difficoltoso, ecco, il raggiungimento, perché la difficoltà, ecco, è dovuta alla parità di genere, inutile nascondercelo, però difficoltoso è il percorso che la donna deve svolgere. Purtroppo la donna che vuole fare carriera e che vuole impegnarsi nel mondo del lavoro e quindi della ricerca, della scienza, della medicina, dell'ingegneria, nella ricerca spaziale, molecolare, ha bisogno di dedicare una quantità enorme di ore nella ricerca, sempre più inevitabilmente deve fare i conti con scelte molto spesso divisive nella sua vita, tra la scelta di una carriera e scelte di vita familiare. Ciò nonostante, però, possiamo nel tempo annoverare, pur tra mille sacrifici, tutta una serie di donne che con grande impegno, determinazione e appunto sono riuscite comunque a dare lustro al nostro paese, veramente a livello internazionale, distinguendosi in molti campi, nelle scienze, nella matematica, nell'informatica, diventando veramente donne che a livello manageriale, informatico e scientifico hanno saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale proprio in molti settori, appunto, non solo scientifici. E infatti a questo riguardo basti ricordare anche solo nel secolo scorso il Nobel dell'86 a Rita Levi-Montalcini per la medicina, ancora nei tempi ancora più recenti alla dottoressa Fabiola Gianotti, nuova direttrice generale del CERN di Ginevra, e ancora più di recente ai risultati ottenuti dalla nostra Samantha Cristoforetti, quale astronauta aviatrice italiana, prima donna nello spazio e comandante della Stazione Spaziale Internazionale, quindi all'interno di un equipaggio dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi vediamo come oggi, nonostante la difficoltà e quindi la difficoltà di poter arrivare a raggiungere determinati importanti obiettivi, le donne sappiano comunque ritagliarsi gli spazi fondamentali. L'impegno delle istituzioni, infatti, è proprio quello di
accelerare una serie di proposte anche a livello istituzionale perché si possa sempre più sviluppare una serie di iniziative che possano facilitare il percorso delle donne da un punto di vista lavorativo. Ringrazio l'assessore dell'esterno per intanto chiaramente per avermi invitata a partecipare oggi a questa conferenza stampa e ancora di più per questa proposta di partnership. Ringraziamo il Comune di Viterbo e ci inorgoglisce molto questa diciamo occasione di incontro e per noi ogni qualvolta abbiamo appunto il piacere di poter collaborare con il Comune di Viterbo è ovviamente per noi un'occasione di crescita reciproca. Vi porto ovviamente i saluti del nostro rettore, il professor Stefano Bertini, che oggi rappresenta in qualità di referente del nostro Ateneo per la terza missione e in qualità anche di coorganizzatrice di questo evento insieme alla professoressa Sonia Bertini. Per noi l'evento del 12 febbraio, che vi ricordo, si terrà presso il nostro auditorium di Santa Maria in Gradi, dalle 9.30 fino alle 12.30, è un'occasione di riflessione, quindi riflessione sui temi che vi ha già descritto molto bene l'assessora, quindi ovviamente una riflessione sulla possibilità di incentivare le giovani generazioni all'ingresso nel percorso di studi, di ricerca, di carriera nell'ambito delle materie scientifiche, anche una riflessione sul discorso della parità di genere che attualmente nell'ambito delle materie STEM è tuttora un punto ancora molto da dibattere, ma è anche un'occasione di celebrazione, quindi di celebrazione di scienziati che hanno cambiato la storia dell'umanità, di scienziati anche che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono al progresso della nostra società. Nella giornata del 12 avremo degli ospiti illustri, quindi intanto cominceremo con la dottoressa Manuela Pellino, che si apre presso. È un ingegnere, sì, è una non è 5 stelle. No. Manuela Pendino, la dottoressa Manuela Pendino, ingegnera nel campo biomedico e fondatrice dell'organizzazione We Women Engineers, che hanno diciamo così una rete, un network estremamente importante per la divulgazione scientifica e per la promozione del ruolo delle donne nella materia STEM. Proseguiremo poi con la dottoressa Vittoria Brambilla dell'Università di Milano. La dottoressa Brambilla è una genetista vegetale che si occupa di biotecnologie ed è fondatrice del gruppo SETA, che si occupa in particolare appunto, di scienze e tecnologie nell'ambito dell'agricoltura. E infine proseguiremo la nostra giornata con le dottoresse Carlotta Iarac e Sharon Spizzichino, sono due giovanissime ricercatrici che lavorano nell'ambito biomedico e sono anche fondatrici del gruppo Mad Advances, che diciamo è una giovane associazione che ha il compito di promuovere la divulgazione scientifica soprattutto presso le scuole superiori. E è anche un'occasione per noi la giornata del 12 di presentare il gruppo Women STEM del nostro Ateneo, quindi è un gruppo di giovanissime ricercatrici, quindi dottorande, assistente di ricerca e ricercatrici a tempo determinato, che con diciamo, la loro attività promuovono presso le scuole superiori di Viterbo e provincia la ricerca scientifica e la divulgazione e ovviamente tutto quello che riguarda le materie STEM. Ci fa tra l'altro estremamente piacere avere ricevuto già la prenotazione di circa 250 persone all'evento di lunedì, quindi sembrerebbe che abbia avuto un grandissimo consenso. Vi invitiamo tutti a partecipare, per noi chiaramente insomma, l'assessora sarà con noi, ma chiunque, qualsiasi cittadino è chiaramente ben accetto, è caldamente invitato ed è anche un'occasione per conoscere le nostre strutture universitarie qualora appunto non abbia avuto il piacere di.